riporta la firma di 125 esercenti qua del territorio che consegneremo poi successivamente. Le normative Covid ci impediscono di fare consegne fisiche, diciamo, a testimoniare che Pinè in questa avventura, in questo risultato ci crede veramente. Ringraziamo e ringrazio per tutto il lavoro svolto la provincia e tutte le persone che ho citato fino adesso, perché c'è stato da subito pieno sostegno e fiducia in questa avventura. Noi ci crediamo e siamo sicuri che arriveremo al risultato e porteremo veramente tanto alla nostra comunità e al Trentino tutto e anche all'Italia, come abbiamo potuto contribuire appunto all'assegnazione della sede olimpica. Ringrazio tutti, ringrazio sicuramente gli atleti, io da ex atleta sicuramente di non alto livello, però ho lasciato un po' il cuore qua, avendo iniziato a pattinarci a 5-6 anni, quindi in giovane età, quindi grazie a tutti gli atleti e complimenti, perché ho visto che i risultati che anche oggi in questa giornata di sole, con le difficoltà che potenzialmente il clima avrebbe potuto dare magari in altre località, abbiamo garantito un ghiaccio perfetto e risultati anche di ottimo livello. Grazie a tutti e lascio la parola al Presidente. Grazie, buongiorno. Saluto il Sindaco Santuari, il Presidente del Consiglio Casvade, il Consigliere Savoce, anche il Consigliere De Godenz, la Senatrice Testorce, qui anche Tito Giovannin della Fondazione per le Olimpiadi, c'è anche il Dottor Bettotti, dirigente del Dipartimento. Siamo qui perché oggi è una giornata importante per questi campionati italiani assoluti di pattinaggio di velocità, che mette ancora al centro Baselga con le sue capacità, la sua professionalità, le sue strutture, che dimostra di essere in grado di organizzare eventi importanti di questo tipo. Lo ha detto il Sindaco, siamo concentrati su 2026, sull'Olimpiadi 2026, e quindi sul fatto che Baselga fin dall'inizio sia stata inserita come località di questa disciplina all'interno dell'Olimpiadi 2026 da parte della provincia autonoma e di tutti coloro che gravitano attorno a questo evento, che fanno capo alla provincia autonoma. C'è la volontà di arrivare a questo obiettivo. Voi sapete che c'è anche una discussione in corso fra i vari organi competenti, però la volontà della provincia è quella di arrivare a svolgere a Baselga quello che nel 2026 è l'obiettivo, come ha detto il Sindaco, di questo territorio, ma di tutto il Trentino. Quindi l'impegno che ci mettiamo è massimo, e oggi siamo anche qui per dimostrare, voglio dire, questo, perché su questo abbiamo un forte collegamento con l'amministrazione comunale, che ci fa sentire quanto è forte e quanto è importante questo evento per questo territorio, e siamo consapevoli che su questo bisogna lavorare. Quindi grazie e complimenti agli atleti che verranno premiati. Bene, io ringrazio il Sindaco.